Radio R, ecco, siamo in linea telefonica con Anna Benocci, che è consigliere comunale al comune di Montefano per la lista Adesso Montefano Unito. Anna Benocci era nel 2014, diciamo, la più diretta antagonista alla carica di sindaco dell'attuale, appunto, primo cittadino Carlo Carnevali. Intanto la salutiamo, buonasera Benocci. Buonasera a lei, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Allora, vediamo un po', perché al Comune di Montefano si stanno vivendo dei momenti molto difficili dal punto di vista politico. Ci sono due dimissioni di due consiglieri di maggioranza, il PD si prepara a presentare una mozione di sfiducia, non so se l'ha già preparata, e lei, che ha una esperienza amministrativa e politica diciamo di non tanto lunga data, ma comunque lei è anche un esponente del PD, anche se poi il gruppo di minoranza si è diviso purtroppo in due liste, quindi in due gruppi, la sua, quella che è rimasta tale quale di lista come si era presentata allora alle elezioni, adesso Montefano Unito, e poi altri tre consiglieri che invece hanno dato vita a Alternativa per Montefano. Allora, Benocci, come stanno le cose a Montefano? Cioè, lei ha presentato anche una lettera di cui abbiamo dato conto ai nostri radioascoltatori, una lettera con la quale chiede spiegazioni ai due consiglieri dimissionari, e precisamente al vice sindaco Mezzalani e al consigliere con delega alla sicurezza Zacconi, di quello che hanno accompagnato come motivazioni le loro dimissioni. Ci sono dei passaggi molto molto pesanti per l'amministrazione Carnevali. Che cosa ci può dire? Allora, io le dico subito, prima di tutto, che io non rappresento il PD perché, come sa, i movimenti tellurici, sismici, che riguardano direttamente Montefano, oltre da un punto di vista geologico, ci sono a livello politico, e sono cominciati 2 anni fa, quando improvvisamente l'opposizione si è spaccata per delle persone, che sempre del PD, che mi hanno lasciato sole, quindi si è venuta a creare una situazione estremamente spiacevole, ma soprattutto non è tanto a livello umano che io ho sofferto molto, ma proprio come errore politico, perché lei capisce che in un paesino di 3.000 anime e passa, avere un'opposizione spaccata, questo vuol dire legare le mani all'opposizione, perché in divisi non si può fare niente. Detto questo, lei mi parlava prima... Quindi lei si è dimessa proprio dal PD? No, io non mi sono dimessa dal PD, ma penso che lo farò, perché lei mi sta dicendo che il PD ha preparato una mozione di sfiducia di cui io, che sono stata anche nel consiglio direttivo del PD di Montefano, non so assolutamente niente. Non vengo convocata alle riunioni, perché quando l'opposizione si è spaccata, la cosa molto grave non è stata tanto delle 3 persone che si sono staccate da me senza alcuna ragione politica, nessuna ragione politica, ma il segretario del PD locale ha appoggiato queste 3 persone senza nemmeno darmi la possibilità di spiegare o di sentire la mia campana. Quindi qui ci sono già delle malversazioni che veramente sarebbero, come ho già fatto, da dichiarare al PD nazionale, ma poi sappiamo tutti, il PD nazionale ne sta vivendo momenti facili, quindi è inutile andare a perderci. Però capisci, già il segretario di allora, Francesco Giubileo, ha appoggiato senza sentire alcuna motivazione da parte mia, che bene o male ho vinto le primarie del PD, del perché c'era questa discrepanza nell'opposizione. Quindi capisce che questa è una cosa del tutto anomala. Veniamo ad oggi. Oggi c'è una situazione molto difficile che sta vivendo l'amministrazione. Perché? Perché il vice sindaco Mezzalani e il consigliere Zacconi si sono dimessi, e secondo me sono stati molto corretti, perché non hanno fatto come hanno fatto gli altri 3 che componevano l'opposizione, attaccati alla poltrona. Hanno lasciato libera il posto ad altri, che spero per Carnevali gli venga data la fiducia domani, e che quindi la lista a scorrimento della maggioranza possa essere attuata, ma sono rimasti, quindi impedendo poi a me di fare qualsiasi attività politica, o meglio, porto avanti
la questione del distacco da Civitanova per quello che riguarda l'ospedale e il servizio ospedalieri, però sa, capisce, come gli ho detto prima, un'opposizione divisa è quasi nulla. Quindi non, allora, ritornando non c'è Solani, io ho protocollato una lettera ieri l'altro al comune chiedendo ufficialmente spiegazioni, perché le motivazioni per le quali lui si è dimesso sono gravissime, gravissime. Si parte dal pecuniato a concussione a tantissime cose gravi, e le dirò, le anticiperò da ora, che se Mezzalani non mi risponde, io come responsabile e come sentimento di dovere civico verso tutti coloro che mi hanno votato, sono obbligata a presentare un esposto in procura, perché non è il primo esposto in procura che presento, l'avevo già fatto in difesa di un consigliere che poi si è dimesso dal mio gruppo, lasciamo perdere. Nessuno in un primo allora aveva voluto firmare l'esposto, perché io in questo primo esposto denunciavo una situazione di non correttezza da parte dell'amministrazione Carnevali, e quindi volevo che la procura facesse chiarezza. Questo esposto non ha avuto, nonostante sia stata convocata dalle autorità, non ha avuto, credo, nessun riscontro, a meno che, non so se è stato chiamato Carnevali a spiegare, ma ad oggi io non so più niente di quell'esposto. Oggi purtroppo mi trovo nella condizione poco piacevole di rifare un'altra volta un esposto, di ripresentare alle autorità competenti un esposto, perché proprio per il rispetto di coloro che mi hanno votato io non posso passare sopra questa situazione. Quindi capisce che è un clima politico molto teso, e io non posso assolutamente bypassare delle situazioni che di una estrema gravità, perché se Mezzalani si fosse dimesso ma non avesse parlato, dichiarato alla stampa le ragioni gravissime di cui è venuta a conoscenza, poteva essere una cosa più blanda, ma con queste dichiarazioni io credo che il mio dovere sia proprio di non avere paura, di non temere niente. Non fa parte del mio carattere temere nessuna costrizione, condanno l'omertà, e quindi condannando l'omertà io mi sono pronta a fare quello che il mio dovere mi dice di fare. Benissimo, quindi allora ricapitoliamo, i problemi la maggioranza li ha, e li ha grossi a quanto pare, però Molto grossi. Da quello che lei mi ha detto i problemi anche all'interno della minoranza non sono da meno, visto appunto che lei non è tenuta neanche al corrente da parte del suo partito di quello che fa il suo gruppo. Guardi, che ad oggi ho una regolare tessera del PD. Appunto, quello che mi diceva è chiaro. Io ho una regolare tessera del PD pagata, che io non sono invitata alle riunioni che vengono fatte, e cosa ancora più grave, lei mi dice hanno preparato una mozione di sfiducia di cui io sono totalmente all'oscuro. Questa è una situazione di una gravità estrema che va portata assolutamente, guardi, a livello nazionale. Ma, sa, lo vediamo, ora Francesco Comi si è dimesso, cioè, a livello nazionale vediamo che cos'è, però io credo che sia proprio corretto che io stessa mi faccia portavoce di questa situazione, perché non è tollerabile. E ritorniamo a Bomba, cioè ritorniamo, perché questi passaggi sono interessanti, avremo modo naturalmente di poterli esaminare anche nel loro sviluppo, perché sicuramente questo chiarimento che lei chiede all'interno del partito deve esserci, perché non può andare avanti in questa situazione anomala. Mi dico, ma più anomala del fatto che io ho avuto un'opposizione spaccata e ho saputo della spaccatura dell'opposizione su Facebook il 2 agosto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa, alle 11:30 di sera. Non ho avuto nemmeno una telefonata, né seguendo i canoni minimi dell'educazione, né tantomeno della correttezza politica, dove mi veniva detto direttamente: guarda, noi abbiamo deciso di formare un altro gruppo. Io non ho sentito niente, io l'ho letto su Facebook, perché sto al computer per lavoro. Alle 11:30 la sera ho saputo di questa spaccatura. Ho parlato con il segretario di allora, Francesco Giubileo, e mi diceva che lui sì, sapeva che c'erano un po' di movimenti, ma non mi ha detto. L'avevo implorato allora, dire che, facendolo riflettere sul fatto di ricostituire questa situazione che era di una gravissima, era gravissima, e qui però nessuno.
E ecco, ogni tanto cioè abbiamo avuto due brevissime interruzioni, comunque nulla di che. Senta, Benocci, la questione è che domani sera lei, per chi ci sentirà in replica nella giornata di domani, prima del Consiglio Comunale, lo ricordiamo, il Consiglio è per venerdì alle ore 19 nella sala consigliare appunto del Comune di Montefano, questo per dare un significato temporale anche a questa intervista, lei incalzerà sia Mezzanani che Zacconi, perché dicano esattamente e spieghino quello che loro hanno detto o scritto nelle motivazioni delle loro dimissioni, e se la risposta non sarà soddisfacente lei trasmetterà tutto alla procura attraverso un esposto. Se saranno soddisfacenti, io penso che la procura dovrebbe intervenire ugualmente, almeno al lume di naso. No, ma in ogni caso, sa, quando vengano quando il cittadino legge sulla stampa le dichiarazioni serie, serissime, gravissime che Mezzolani ha fatto, e anche Zacconi dal punto di vista morale, etico, capisce che è un cittadino, io soprattutto che ho una responsabilità, essendo capo dell'opposizione adesso a Montefano Unito, non posso stare con le mani in mano, per cui, cioè, voglio dire, io devo fare qualcosa. Non ho avuto paura una volta, non ho certo paura questa volta a firmare un esposto da sola, proprio per correttezza nei confronti di quanti mi hanno votato. Senta Benocci, l'ultima cosa, perché io le devo dare merito di una anche correttezza nei confronti degli organi di informazione, perché io ho provato personalmente a interpellare e chiedere chiarimenti su questa vicenda politica e Carnevali, mi ha risposto no comment. Ho provato con un esponente della minoranza, Sparapani mi sembra che si chiami, mi ha detto non era disponibile normalmente a rilasciare dichiarazioni pubbliche, e ho provato con cosa hanno paura? Mezzalani pure mi ha detto per ora non parlo, ma allora dico, scusi, l'unica che ha parlato è lei, vabbè. Ma perché quando uno non teme niente, voglio dire, io non temo niente, non ho scheletro nell'armadio, rappresento un'opposizione. Perché una questa parte paura? Ma perché questa paura secondo lei di parlare? Ma non lo so, ma sa, è una cioè scrivono ma non chiariscono quello che scrivono. È una consuetudine, lei vada a vedere se va sui vari blog, se ci sono dei siti che riguardano direttamente Montefano, adesso Montefano Unito, oppure gruppo di opposizione, oppure Sib del Montefano, lei scrive una cosa, è difficile che qualcuno risponda. Tutti leggono, ma nessuno risponde, come se ci fosse una sorta di paura diffusa ad avere ritorsioni, non lo so, ma forse questo clima così teso, certo è impensabile poterlo vivere nelle Marche, potrei pensare di viverlo altrove, per non fare nomi di regioni che tutti pensiamo e sappiamo. Nelle Marche mi sorge un po', cioè mi è difficile giustificare questo motivo di non parlare, non esprimere il proprio pensiero. Le dico, forse sai, io non sono autoctona di qua, sono una donna libera e faccio fede alla mia onestà interiore, ai principi che mi sono stati insegnati molto bene dai miei genitori, e quindi per me non chiedere spiegazioni a Mezzanani, non parlare, non vedo perché non debba parlare, forse perché sono giornalista anch'io, ma non vedo, perché non dico niente che non sia vero, cioè lei mi fa un'intervista, io le rispondo e le dico niente di nuovo, poi se vuole, perché Mezzalani ha dichiarato tutta la stampa, c'è un articolo sul giornale, quindi è in virtù di quell'articolo che io ho deciso di approfondire, ho parlato anche con il sindaco di questa situazione. Giustamente non è che lui sarà contento di questo, però io devo approfondirla questa cosa, e se non siamo in grado di chiarire questa situazione a livello bonario, così il mio dovere ritengo che sia quello di agire alle vie competenti. La ringrazio, allora appuntamento domani sera o a stasera per chi ci sente in replica con il Consiglio Comunale di Montefano. Dove?
No, dico a stasera perché ci sentirai in replica domani, questo lo annuncio, nel senso... Come dove lo sento questa intervista io? Questa intervista noi la... un attimo che adesso ci salutiamo e poi glielo dico in privato. Va benissimo, la ringrazio allora, Benozzi. Prego, grazie a lei, grazie, ti bacio, grazie.